ascoltato il sorbito. You do. The shit y'all doing is played out.
Ecco. Chi poteva essere? Sto bene. Che dolore. Non provi, sto bene. Andiamo uomini, dai. Bene, tutto bene. Perfetto. C'è il signor Roy per caso? Sì. Dov'è? Eccolo. Era uno trick. Ah, venga con me, manca così. Gentello col cavallo. Forza. Ah, sì, arrivo. Minchia, di nuovo diviso. Ma promozione. Ma che promozione? Ah, la vedevo vestito diverso. Uomini. Mi scusi, ma io ero totalmente in coma. No, ma si figuri. Signor JJ, gliel'ho detto. Per lei non c'era fretta. Ah, ho saputo che il governo ha preso un addestratore da fuori contea per i vostri cavalli. Sì. Noi ma da domani dovrò fare in teoria... il criollo, quindi. Ah, noi... Ah, vuole il criollo pure. Ovvio, il marble. Anzi, mi comprezzo. Così su due piedi dovrei chiedere a Tucker. Ma poi non ti preoccupava. Ti direvo qualcosa. Vabbè, mi fate sapere, tanto ne devo prendere due. So che costa sopra i 2000. Minchia. Però non so di preciso quanto. Ma nel caso poi ti levo qualcosa, dai. Non mi faccio sapere, dai, poi ne devo prendere due in ogni caso. Sì, va benissimo. Uno... Venga. Sì, meglio. Vediamo, perché uno, se riesco, glielo faccio pagare veramente poco, quindi tipo un mezzo regalo che le faccio io, e l'altro però lo paga a prezzo pieno. Però tutto in incognito, senza dire nulla a Tucker. Ovvio, chiaro. Se dopo mi ricacci i soldi. Dopo li metto a lei per i cavalli. Sì. Sì. Allora. Comunque dai, va benissimo, però c'è da aspettare un po' per criollo, non si trova. Sì, mi faccio sapere dai, insomma. Anche perché non so quanti mesi di addestramento servono per salire sulla pesta. 60-70, mi dico. Ah, Tanti. Forse le direi 2 settimane. Va bene, dai, non è un problema. Ha visto che posa carina che c'ho? Sì. Bisognerebbe trovare un cantiere. Allora, perdonatemi, devo correre a fare... Chi commenta? Prego, sì. Vadi. Faccio la nuova divisa e arrivo. Venga a commentare la sua divisa. Dia un significato a questa posizione. A questo punto però... Ho perso l'equilibrio, ha visto? Sì. Mi ero sbilanciato. Che cazzo sta succedendo? Che cazzo è? Appare la divisa. Certo non si è divertito a lavare il presente di questa macchina. Quello che stavamo facendo prima che la signorina Sara ci ha detto di non farlo. Bene, loro liberati dai. Avete proprio niente di meglio da fare? No, non sono stato io, è stato il signore. Non lo so, dove è andato il signore? Non si è quello. Ma sono partito, Mario. Vabbè, così chiamo. Aspetta. Scrap one, put niggas lights out, breathe in, I flip, single gang,
chill. It's West Coast, West Coast, East Coast, East Coast, South Side, South Side, Worldwide, Worldwide, North Side, North Side. Let's fly, let's fly, let's do it till God and the devil collide. Come on. I flip shit with gang bang niggas. We in hell. I talk shit for insane niggas. We in hell. I got a clip for these strange niggas. Gentlemen, you got the ball. Boys and girls, another round. Players and pimps, West Coast Dawson. We'd like to welcome you all. I got my motherfuckers back to the wall. Fighting the power, attacking no pause. Head to the back, I'm black with a pause. Get to your jaws, affirmative action and laws. Ain't helping my niggas, so we taking back what we lost. We got bombs and hand grenades strapped to your balls. Niggas for real, they're not fucking around. You suckers and clowns get beat down for your actions and bomb. Everybody go, everybody get it. Everybody. Fuck the law, kill it, I ain't fucking with it. What a shot. Make them all feel it, fuck your 9 minutes. Everybody seen it, brush it off. No, we set it off by any means necessary. Niggas letting off, the revolution is televised. Leave, fuck with minds, you're stuck in the pine. That's real talk, no make believe, but easy to find. Y'all, you drink, motherfucker. Back to set the record straight for motherfuckers. Fake ass bars, who we talking to? We coming lying on records about what you do. I'm too in love with this shit, plus I came too far to quit. Fake ass bars, who we talking to? I'm too in love with this shit, plus I came too far to quit. The shit y'all doing is played out and through. We get to come with that shit, we coming after you. Motherfucker, back to set the record straight for motherfuckers. We right in the eye. Porca puttana, $26. Io l'ho pagato 39, ancora. A posto. Pazza di schifo. Il gioco delle donne fa schifo, altro che. Come mai? Fai vedere. Guarda, aspetta. Aiuto. Fa schifo qua. Non è uguale. Che è sta roba? No. Ah, devi cambiare, poi ti faccio trovare quella giusta. Non lo so, pensa... Non mi ricordo cosa ha detto. Merdose. Guarda. Spie merdose. Boh. Gente GG. Beh, che io direi da fare da... $10 di multa. Quindi era? Secondo lei, buon uomo, è stato fortunato a trovare me o fortunato a trovare la recluta Kennedy? Ci sarebbero anche 10 giorni di reclusione. Diciamo, sergente, che lei è stato molto più generoso. Bene, mi raccomando, questo è un insegnamento, non si faccia più beccare, perché alla fine l'unico mio occhio non lo chiuderò più. Non si preoccupi, sergente. Bene, può andare, è libero. E non importuni le signorine qui. Ma sono loro che mi importunano. Penso di vero. Ma l'abbiamo vista lei che stava dentro. Ma io stavo per i cazzi. Vada, io. Vada. Ma... Donna, ha detto anche una cosa che li voleva uccidere. Devo andare un attimo all'ufficio dello sceriffo, perdonatemi, mi cerca il comandante. Sì. Voleva ucciderli. Voleva ucciderli? Sì, volevo, sì, voleva ucciderli. Ma uccidere chi? Allora, no, a voi? Sì, agli inservienti, ai 20 semelli che lavorano. Ma li ha liberati. L'abbiamo liberato. L'avete liberati voi? Sì. E a parte uno. Ancora due, però. Sì, uno non si riesce a liberare, diciamo. Vabbè, resta solo lì. Come Molly, come erano fatti, scusami? Che cosa? Sono i fratelli, come quello che sta pulendo lì. Ma è morto! Sono tipo... ecco questo signore. Sono inservienti, che lavorano qua. Sì, sì. E fanno a cambio, no, allora, no, hanno i capelli biondi e la barba bionda? Ma chi? No. No, 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 la signorina si sta confondendo, no, no. Sì. Questo è un fratello, guardi. Ma sì, c'è un l'ho capito lato, dopo, ma l'ho capito lato dopo. Che gira per la città. E l'ho dato anch'io. Signore! Ah.
città di Valentine diventa sempre più facile, credevi. Presley è sempre più bello in quella divisa. Che esagerazione. No, vieni, vieni un attimo. Io? Da lei adesso sì. Che consigliere è... C'è Samuel dell'armeria che vende i Winchester a 310. Questi cazzi, può restare lì. Posto. Non mi piace. Ah, volevo sapere se ti interessava, lo so. No, no, non mi piace. Ok. Aspetta i fucili proprio. Ah, ora sì. Per... Sì. Non saranno quelli di Ambarè. È stato chiesto, ma manca ancora può molto. Essere, può essere, vero. Non c'ho neanche pensato. No, quindi... Dico, suppongo. Si direbbe di son... Sì. Non è adesso che da, mi darà... Spari, ricarichi, spari, ricarichi, ma è molto rapido. Jack. Diciamo che il fucile che fa più male, guardando anche il tipo di proiettile che ha, è il... La carabina. Il... No, il... No, ma in questi proiettili se ti pigliano ti portano via bracci, se ti pigliano una spalla ti sparisce. Rolling block. Sì. Rolling block è quello, diciamo, che fa più dolore con i proiettili. Sì. Ma anche il Gargano se ti prende una se spalla se vuole, bianco glielo faccio vedere dove avercelo qui. C'era pure quello, sì, volentieri. Il rolling block? Sì, un attimo che lo vado a prendere, mi scuso. Ecco. Ne dà uno pure a me? Magari ce lo desse, magari si di tasca mentre fila, cammina. Signor GGI, si metta in fila. Oh, però siete vestiti, sembrate tutti... Ma che andate a un ricevimento? No, Vince, noi semplicemente lottiamo, prendiamo informazioni, scriviamo rapporti, siamo sempre eleganti. Dobbiamo avere una certa figura, no? Questo lo devo ammettere. Siamo una forza statale del governo, per cui dobbiamo sempre risultare a pennello. A parte il vostro comandante che... Dove purtroppo trova un muro alzato qua, vice, trova un muro alzato, lo difenderemo sempre. Che hai da dire, cioè? Lo so. No, dicevo, allora gli sta a lei, insomma. Sta un po' in un capellino peggio. Si ricordi, vice, non fa l'abito un uomo. Eccolo qua. Me lo regalo, sceriffo. Ce l'avevo giusto nel baule. Questo, se ti becca questo, tu voli. Tu e il cavallo e la persona che c'è dietro il cavallo. Esattamente. Questo ci avrà un rinculo dell'impressionante. Sì. Questo è un colpo singolo. Sì, ma se piglia tre persone in fila, le ammazza tutte e tre. Sì, sì. E se dietro quella persona c'è una stalla, buca anche la stalla. Porca puttana. Vogliamo provare, Jack? Sì. Passami il fucile e voi mettete... Sì, ma tu manco se sto fermo qua, maybe. Vabbè, se casualmente... Sei sedato, se casualmente, sceriffo, dovesse mai cascarle, per caso, dovesse sbattere la testa... Io ci sono, volentieri. No, si vedi che non mi cade. No, è la legge. Mannaggia. Che va tutto al vice. Io glielo posso trovare e cercare. Cercare e trovare. No, si vedi che non mi cade. Che sfortuna. Va bene, sceriffo Pierce, noi ci rimettiamo in marcia. Andiamo a fare un controllino ai limitari della riserva. Andiamo. Già andate? Sì. No, io, siamo tutti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne mancano due. Abbiamo un problema però. Va bene. Una da solo dormire. Che problema? No. No, Clevet se n'è andato. Qua a Valentine. Vabbè, Clevet come sempre. Aspettiamo. Va bene, signori. Clevet si è inculato. Due pistole. Farlo tranquillamente. Ma... Due pistole? Sì, ci vediamo tra poco, insomma. Tieni, Bimbo. Urla un po' per la cittadina, stronzo, vai. Si è inculato, due pistole? Si è inculato due pistole modificate e se n'è andato.
Ma che senso? In questo senso ha regalato due pistole delle matte, erano modificate. No. Si è andato in preghiera. Tornato a Roma, immagino. Sergente maggiore. Dica, recluta. Sono stato bravo. Quella che arriverà fra poco. Sì, sì, diciamo che sicuramente non... deve capire dalla situazione. Sì, mi ha accolto impreparato, però vabbè. Lo so. Per questo che hanno recluta, per questo che deve imparare sul campo. Chi è una recluta nuova? Carne fresca, sceriffo. Ah, carne fresca. Sì, salve, sceriffo. Salve. Tutto bene. Gabriel Kennedy. Kennedy, ah, lei è il signore che ho incontrato in armeria l'altra volta, mi pare. Ah, piacere, Jacob Spitz. Piacere mio, Jacob. Per famiglia per il culo. No, Jacob Spitz. Ha detto così, si chiama. Ah, stiamo fatto... Va bene, va bene. È il baffo, sarà il baffo. È il baffo, Mi entra in bocca, un attimo. Ecco. Dai, forza, uomini in marcia. Dove si va? A casa. A caccia. A casa o a caccia? Ma manca Martin. Dov'è Martin? Quanto arriva? Sta avvenendo. Da dove? Che dice comandante? Che sta bene. Non capisco sto lag che mi viene ogni tanto. Ci siamo. Non mi sentite più, vero? Okay. Oh, ma che cazzo? E correvo perché ho visto passare sette uomini a cavallo. Dove? Come sono passato, hanno provato a girare per inseguirmi e io mi sono messo a correre e non ci sono riusciti, fortunatamente. Ma dove? Proprio stavo vicino Emerald, proprio l'inizio di Emerald. Comandante, hanno provato a inseguire Martin a cavallo, sette uomini sette a cavallo. Uomini. Sì, signore. Dove sì, erano sette, vicino signore. Ad Emerald. Ah, beh, cazzo, andiamo. Martin, batti a cambiare. Una volta. Andiamo, dai. No, tutti insieme. Chiamate le bestie. Casino, poi. Un po'. Io vado a chiamarlo dietro il vecchio sol. Vai. Aspettate, forse siamo troppi, però. Dici? Aspetta, dobbiamo contarci. 10, Aspetta, Clevet se n'è andato, perché... Allora, calmi, si è aggiunto JJ... E Martin, teoricamente siamo 10 precisi. Con gli sceriffi siamo 12. Oh, un po' troppo. È un po' troppo, mi sa. No, ma noi siamo nei paraggi, comandante. Ok, ricevuto. Ok. Noi vi lasciamo. Ancora posso. Siamo tutti? Uomini, colonna. Manca cerchiamo Martin. Di essere un numero pari di cavallo per fare colonna 2-2. Quindi, agente ci siamo 10 con cavallo. Voi ho dei problemi. Ok, allora un altro salga con un altro dei nostri. Ma vado io. Dov'è Martin? Così imparo meglio cambiarsi. Le tattiche. Martin si sta cambiando. Scusi. Ok, poi si farà la divisione nuova. Mi dispiace, salgo con lei. Prego. Ecco, ok. Allora, se io miro da quella parte si sposta a sinistra. Comandante, loro ho fatto una stronzata poco fa, Ma ho mandato i ragazzini a urlare, saranno già lì che andati. Beh, tecnicamente non dovrebbero. Tecnicamente. Pronti, andiamo. 2-2 uomini, 2-2 in colonna.
Io ho solo la mia pistola. Se si mette male non conti su di me. Confido nella sua mira. Sì, sì, va bene. Sto andando per guardare a destra. Dovevamo essere in colonna. Dovevamo. Chi sta col comandante? Guardi dietro di sé, comandante. No, 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 ho già guardato, non voglio più guardare. Guardi, guardi. Mostri al popolo quanti siamo. Ah, beh, sì, sì. Pensavo la formazione non rispettata. No, vabbè. Quello purtroppo non è... A Saint-Denis? Magari sono andati. Sì? Non la sento. Provate penso. Ad andare verso Saint-Denis, magari sono là. Saint-Denis? Va bene. Io e il vice sceriffo proviamo ad andare qui a Range. Va bene, va bene. Senta che rumore. Anzi, è musica, altro che rumore. Vada Bianco, spinga questo cavallo, su, spinga, spinga. Beh. Mai, signori. Va bene, io vi lascio andare, signori. Arrivederci. Va bene, sceriffo. Arrivederci. Arrivederci. Io andrei verso l'albero dove le contee si uniscono, insomma. Là sopra? Sì. Però devi andare verso Saint-Denis. Ma non lo so, tu dici che sono andati verso Saint-Denis. Non lo so, io mi fiderei di quello che hai detto. Ci siamo persi gli uomini dietro. Esatto. Senti, comandante. Non mi dire che hanno girato assieme allo sceriffo. No. Ma in che senso? In colonna, ragazzi, in colonna. Arrivano, arrivano. Proviamo ad andare verso De Niro. Ma secondo me la loro zona di caccia è Emerald Valentine. Non... Ma sta diventando troppo scontato. Cambieranno per forza. Non lo so se sono così intelligenti. Utilizziamo strade principali. Se no, magari invece che andare a Saint-Denis, percorriamo per Rhodes. Aiuto. Me lo deve comunicare a voce quando basta. Ok, comandante, io seguivo lei. Ok, ok, io seguivo lei, comandante. Ok, vabbè. Tempo mi mettevo lì sopra quando volevo controllare
la vallata. Però da lì, diciamo, un tempo i binocoli mi mostravano un bel po' di cose a distanza. No, purtroppo no. Ora mi sa che fanno schifo. Tipo, da lì sopra guardavo quasi vicino al... alla struttura rossa lì. Tagliamo qui a destra. Oddio. Ah, GG, comunque ho richiesto un criollo per lei. Dove? Alla sala di Saint-Denis. Beh, se non fa piacere alla sala di Saint-Denis. Beh, si ringa che lo regalerò a Bianco. Che? Okay. Vabbè. Si parla di regalo, quello è pazzo. No, no, lei se lo deve pagare. Ora che cazzo, il regalo è, mi scusi. Beh, se lei non lo vuole. No, non... Ho capito che lo ordina, ma non lo trova, Roy. Testa dura, GG. Si fidi che lo troverà prima. Ah, comunque oggi arrivano le medaglie anche per lei, così non, non si... Ehi, addirittura, quante? Dovrebbe essere una 40... No, non è un 40, mi ricordo una 40. 50, mi pare. Ah, una cinquantina. A me non mi arrivano. Anche a lei 50, più o meno. No, forse 60 a lei. No, addirittura. No, ottimo. Alla Delli sono 60. Bello però, buono, buono. Sono tutti dietro? Ti ricordo. Sì. Non lo trova il criollo, piccola curiosità. Import? Siamo import. Che lo stiamo facendo importare dal governo per lei. Però se non lo vuole, basta dire di no. Eh sì, quello voleva lei. Ma lui non riuscite a importare. Non credo. No, ma tanto adesso non lo voglio io. Ho più avanti ci penso. Come non lo vuoi? Criollo versione B, porca puttana, non lo vuoi. Sì, lo so, ma per adesso non... spendo tutti i soldi per il cavallo, non mi va. Potevo mai chiedere a quel signore. Sei scemo allora. No, sei scemo allora. Ha scoperto l'acqua calda. Vabbè. Mi deve ricordare qual è il punto brutto. A Price è con noi? Dovrebbe. No, comunque voi due prima vi siete persi una cosa che veramente stavo diventando matta. Ovvero? Due analfabeti che mi parlavano, cioè lasciamo proprio perdere. Poi hanno aggredito il sergente maggiore Bianco e McGillis con il coltello. C'è uno che si è buttato dal molo, hanno cominciato a nuotare e poi è caduto in fondo al mare, cioè lasciamo perdere. Selvatici. No, lasciamo proprio perdere, che mai. Quanti cavalli selvatici ci sono? Ma infatti che cazzo sta succedendo? No, basta, tagliamo qui sul promontorio e poi andiamo sul promontorio quello che dà su Valentine, quello dietro la chiesa. Dai, su. Ecco, lì dietro stanno già correndo da un po', comandante, ho paura che non ci siano dietro. Mi stavo guardando apposta, erano da un po' che correvano. Qui sopra a ventaglio vi dovete aprire, non uno dietro l'altro. Fila di destra a destra, fila sinistra a sinistra. Pulito.
qui a destra, comandante, c'è lo spazio per passare. Ci mancano un attimo gli uomini. No, sono dietro, sono dietro. Vabbè, loro non devono correre per forza, anche perché noi non corriamo. Aiuto. Ma che cazzo. Ehi. Cazzo. Sembrerebbe pulito. Io perderei. Devo controllare tutto il perimetro ed è pulito. Sì, sì, sono d'accordo. Quindi diamo anche una... Oh, persona dietro. No, sta cacciando. Ma come, nei confini cittadini? No, no, non è ancora nei confini. Sta seguendo un animale che sta scappando. Da quando è il nostro motto? Da oggi. Non mi ricordo, non ho chiesto i prezzi. Serpente. Siamo messi male in colonna. Ma
Approssimativamente possiamo metterci anche tipo qui a destra su questa mini collinetta. Questa qui a destra? Da lì vediamo tutto. Se no, ma fino più vicino a Emerald. Metterei più vicino. Ah, Martin. Sì. In armeria sono arrivati Winchester. Ah. Puoi comprarli, ce li stanno tenendo per noi. Esatto, ce n'è a tre se vuole. Quando vuoi, lo puoi andare a comprare subito. Vabbè, quando avremo tempo siamo sì, in sì, sì. Faccio solamente sapere se lo vuoi al 100% che avvisiamo l'armeria. Magari, sì sì. Ok. Ci pensa per te, comandante? Almeno cominciamo ad avere un fucile decente. Sì, sì, sì. Il Winchester è ottimo, anche meglio dell'Harry. Però io preferisco la carabina. Del Winchester? Sì. No, sei un pazzo. Vabbè, di gran lunga, non lo sappiamo. Posto dove appostarci qui vicino? Qui è un posto un po' merdoso, comandante. Dobbiamo andare piuttosto a sinistra. Più su quelle... verso il ranch di Martin. Ma se stessimo proprio nel ranch di Martin? Questo sarebbe un po' una pazzia. Magari qualcuno ha postato sulla casetta come vedetta. Qualcuno che aveva tentato di lavorare. Non lo so, fammi pensare. Un attimo, arrivo subito. Oh, Dio mio, che posto di merda. Potremmo... Comunque io sono passato qui su questa strada dritto per dritto. Come ho tagliato lì vicino quel campo giallo? Loro erano sul promontorio a sinistra. Campo giallo dove? Come... questo di fronte a noi, nella mia direzione. Ah, dice quello... Esatto, quel come costeggiavo sulla sinistra la strada, mentre la strada poi girava a destra, sulla strada loro li ho visti sul promontorio. Come mi hanno visto, hanno provato a girare col cavallo. Io, diciamo, mi sono messo a correre e dopo poco ci hanno rinunciato e se ne sono ritornati per la loro strada. E ho fatto tempo a vedere che erano in 5 cavalli e su un cavallo erano in 2. E comunque mi sembrava che erano 2, 3, 4. Su 2 cavalli erano 2, che erano all'incirca 7 o 8 persone. Ok. Comandante, contatta lei intanto, Samuel. Sì, quanti ne devo far mettere da parte? Sicuro uno da Martin, ha detto. Qualcun altro vuole comprare un Winchester, stronzi? Purtroppo sono senza soldi attualmente. Price, se ridiamo il Winchester, 3-10. 3-10. Mi date il Winchester, penso che non esista. Il Winchester appena spara vola via. Esatto. Comunque in qualche modo procederemo anche a farvi dare in dotazione degli Harry. Non si parla di pochi giorni, ma cercheremo di fare qualcosa. No, prendo anch'io comunque il... Signori, io per chi vuole... Winchester, quindi tu. Anche tu? Sì, sì. Anche lei Winchester. Per chi ha pochi soldi, magari signore se... Vabbè, famo pure per me il Winchester e via, dai. Ok, 3 Winchester, comandante. Faccio uno sconto di $100, se volete approfittare. Per l'Evans? Eh sì, quello che ho sulla schiena. Teoricamente dovresti provare a sentire l'armaiolo che forse te lo ricompra indietro. No, non solo... no. Perché quando è stato per la carabina mi ha detto di no. Prova, non si sa mai. Ma quant'è che lo vendi in Evans? 200. Se mi prendo quello a 200 lo sto regalando un po' però. Okay. L'Evans sarebbe un ottimo fucile, diciamo, ravvicinato, ecco. Ah. Se dovessero mai correrti incontro senza mirare qualcosa una carabina, cioè un... Beh, 26 colpi sono sempre 26 colpi, Sì, fuoco non mirato è veramente potente. Però anche... non... Così quasi te lo compro io per la collezione. O 16, non mi ricordo. 26 colpi Levas, 16 Larry. Ok. Allora mi ricordavo giusto. Ok, mi si va mandato. Possiamo datemi riprendere. Datemi un attimo che sto girando una sera. Ma
almeno dica sta accendendo una sigaretta, non dica oh 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 qualcuno lì dietro. Dove? Dove? Bench. Aia. No, mi sa che è il mio. Vabbè, magari possono essere pure lavoratori. Dove? Aspetti, 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 aspetti. Lo dico al comandante. Dove, cosa? Urli, urli. Urli, urli, alzi la voce. Sta parlando piano. Eccomi qua. Ok, a posto. Verso di là. Beh, il cavallo mi sta. Di là sono passati circa 8 personaggi vestiti con la maglietta bianca, tutti quanti in bianco. Bianco. Camicia bianca. Quanto tempo fa? Mezz'ora fa circa. Ah, allora eravamo noi. Sì. Quando ci siamo rigirati. Comunque c'è un cavallo, andando. Sì, eravamo noi. Arrivate un bel po'. Sì, siamo noi. In siamo quella noi. Direzione. Ha fatto tutto quanto il giro. È vero, lo vedo, sta scappando tipo. Sì, sì. Andiamo, andiamo. Sembra armato. E non salta. Infatti, ma ok, Aleandro. Salve. Sì, sono io, Aleandro. Ah, è Aleandro. Mi sono imbattuta de caccia. E quanti cazzo siete? Cosa sta cacciando? I conigli, i lepri, e quella roba di lì, solo roba piccola. Io qualche volta anche. E no, il caccio formico, io devo fare un pochino di esperienza solo. Ah, ho capito. Ma dai, forza, non ci dire qua di ste cazzate, non perdiamo vado, tempo. Vado. E a salvo, ego, signori. Arrivederci. Oh, scusatemi. Venga, passi. Dove stava andando, Leandro? Dove stava andando? Quale direzione? Intanto io andavo verso l'importi perché dovevo prendere un pochino di gemme. Anche. Verso? Verso, aspetti. Mi stavo andando pure verso per l'import, perché tengo un poco di gemme e così le vendo, ne approfitto. Va bene. Sì. Dai uomini colonna, di nuovo come prima. Sì, ci sono, poi me lo dica che ne do uno. Ma comandante, per gli aerei ancora niente? L'ho detto poco fa, JJ. Ah. Ha sentito? No. Che stiamo comunque lavorando in qualche modo per cercare di farveli avere anche a voi. Però non si tratta di purtroppo breve termine. Però strano, tutti quanti girano così. Winchester in armeria. Esatto, ora ci sono Winchester forse una settimana, due settimane. Comunque vi conviene prendere i Winch. Ve lo dico sinceramente, sono 10 volte meglio degli altri. No. Livello di male che fanno, no. No, io tratto di precisione, il danno è superfluo su questi fucili. Oddio, tanto poi a questo punto controllerei anche il ranch di Grizzly, visto che è stato preso di mira. Sono d'accordo, possiamo andare qua a sinistra allora se vuoi. Sinistra? Dobbiamo tagliare qua, sì. Chi è questo davanti, ragazzi? E cazzo, ci rincrociamo, Aleandro. Lei sulla destra, vada dietro col cavallo bianco.
Oh, puttana Eva Leandro. Ah, no, ci manca un uomo dietro. Aspetta un secondo, comandante. Quello sulle ferrovie, stai a vedere che ora esplode. Degli spari. Stavano cacciando. Spari. Sì, stanno cacciando, ragazzi, calmi. Stavano cacciando. Sono zone di caccia queste. Ma ve l'ha appena detto Leandro che è in battuta di caccia. Letteralmente ha sparato lui. Su, dietro. colonna, sì, ragazzi, 2-2-2. Io sto aspettando che il comandante venga avanti con lei. Sono già dietro di lei. In realtà dovremmo fare una cosa. Dovremmo mettere un cavallo buono, quindi magari lei JJ, e una mucchina. Poi l'agente Johnson e una mucchetta, e le ultime due mucchette. Il comandante andrebbe messo nel centro per la salvaguardia della sua vita. E metterlo davanti, è un suicidio nel caso di attaccarsi no, davanti. Il comandante deve portarci avanti. Non si preoccupi per me. Se lo dice lei. Anche se finisco a terra non è un problema. Ma si mette di fianco a JJ. Comunque è arrivato anche il tenente Young, sta arrivando a Valente. Aia, è un problema. Perché è un problema? Ah. Per andare a caccia è un problema. E quanti siamo qui? 2, 10. 3, 4, 5. Con lui 11. La Madonna che mi ha la testa qui. Oh, a me no. Nemmeno. Un calo di vista allucinante. Sì. Andiamo sempre dal ponte? Non lo sputtanerei io invece. Appunto, quindi dobbiamo andare a destra. Da qua, da qua. Mio Dio. Questa strada qui, comandante. Lascia stare più. Dovremmo iniziare a fare i gruppi. Attraversiamolo di corsa. Largo, largo. Piano, piano. Oh, eccolo lì. Qualcuno l'ha centrato in pieno. Anche. Vabbè, andiamo, andiamo. Chi se ne frega. Se dobbiamo fermarci per ogni persona presa sotto, non arriveremo mai a destinazione. Beh, tecnicamente lei ha urlato largo largo, quindi è colpa sua. Salve Grizzly. Come sta? Tutto bene? Sì, tutto a posto. Cosa sta coltivando? Ma penso patate. È questo signore che sta coltivando. Ah, okay, ok. Ha iniziato oggi. Siamo passati a fare un controllino per vedere che fosse tutto tranquillo. Sì, sì. Ricevuto noi, eh? No, no, tranquillissimi oggi. Io sento spesso cavalli girare qua in donna. Spero non siano selvaggi, non ho avuto la dire di uscire fuori. Capito. Però girano spesso dei cavalli. Non so se ci sono delle bande selvatiche. Ci sono anche delle bande selvatiche, eh. Via, o via. Selvaggiatiche, come si chiamano? Selvaggiatiche, sì. Ma il signore ha un accento strano. Da dove arriva? Non ho idea. Arrivo a Linze. Ho capito. Però sono italiano di famiglia. Va bene, va bene. Allora noi riprendiamo il nostro pattugliamento. Se tutto buon giro. Se avete bisogno. Il comandante, non le piacciono le nostre nuove uniformi? Beh, mi ricordano qualcosa. Cosa le ricordano? Lontani ricordi. Signore, ma siete dove assai? Mandate a combattere una guerra? Sì, perché? E contro chi? Vuole essere coinvolto?
Io faccio i cazzi miei, zappo la terra. Non capito, arrivederci. 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 Bryce, ci sei? Sì che ci sono. Visto, sentito tutto? Sì. Ottimo. Comunque affondato, JJ. In che senso? Ci sei. No, non ho capito. Affondato. Continuo a non capire. Mamma mia. Grazie. Ah, nel senso, l'abbiamo inculato. Sì, vabbè, lasciamo perdere. E spiegati, cazzo! Dici... No, va... Ci sei, ok? E in battaglia navale sarebbe letteralmente un ok, ecco. Comunque letteralmente sì, anche Grizzly è stato inculato per una semplice ragione, non fa lavorare il ranch, comunque, però comunque c'è qualcuno, sì sì, c'è qualcuno là dentro che comunque va a coltivare. Esatto. Circus Maximus. Ma è comunque adesso la compagnia che si merita, uno uguale a lui. Uno del New Orleans del Sud, a quanto pare. Sì, 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 assolutamente. Vabbè. Era Lady Bibi anche. Sì, vabbè, ma arriverà a quei punti, sai. Sì, la, sì, vecchiaia si, la vecchiaia fa venire la gente la paura di morire soli. Dove vanno? Ma che cazzo? Boh. Ma che... Vabbè. Cos'è questi tagli? Non lo so. Sto andando. Tutte le strade portano a Valentine, anche se in realtà, per quanto mi riguarda, preferirei andare a Sedeli. E c'è un'esecuzione? Sì, lo sceriffo l'abbiamo pulito, ogni tanto bisogna pulirlo. Ah, ho capito. Sì. Mazza, siete arrivati numerosi? Anche. Sempre più disordinati, puttana di una Eva. C'è più il basilico. Mi dispiace vederci così. Il rosmarino. No. Alziamo. Venga, tanto andiamo a Valentine. Bacio, lo baci. Andiamo dentro Valentine. A me dispiace vedere questo pozzo di fango quasi ogni giorno. Cassivo il comandante, però. Cassivo. Tenente. Salve, tenente. Salve. Tenente. Abbiamo preparato il patibolo e l'abbiamo tirato al lucido. Adesso, appena il giudice ci conferma le accuse, procediamo. Ah, verso chi, se posso sapere? E come, non portavate un detenuto oggi? Sì, se torna, sì. Lo andiamo subito a prelevare alla nostra centrale. Ah, cazzo. Credevo che stesse arrivando con il detenuto da impiccare. Va bene, d'accordo, non c'è problema. Andiamo a recuperare subito. Ah, perfetto. Comunque abbiamo tirato lucido il patibolo. Ci sono voluti 3 secchiate e 2 pezzi di sapone per poter vedere il colore degli assi. E l'ultimo che abbiamo giustiziato ha perso un po' di sangue di cervello, effettivamente. Peccato, mi perdo sempre lo spettacolo comunque. Già, a proposito, comandante, vorrei parlare con lei, se possibile. Certo. Immagino che sia uno dei Santana, comandante, vero? Sì, esatto. Quale dei due? Eric Angelo. O Angelo? Jack, vieni.
Signori, smontate dai cavalli, mandateli un attimo in stalla. Con calma, senza distruggere tutto. JJ? Si dica. Come si dica? Mi aiuti all'uniforme? Sì, vieni. Abbassate la voce, signori. Sì, grazie, scusate. Io vengo con voi. Salve. Salve. Beh, mi sento un po' la pecora nera così. Letteralmente. Sì. Davvero. Oh, finalmente un colore degno. Quindi Winchester era 310. 310, sì. Ok. Poi io in banca ho 480 dollari, quindi... Comunque, JJ, ti stanno fregando. C'è quel cazzo di operaio, quanto lavora? Quale? Cioè, tra ieri, oggi e domani sono due volte che si fa 150 dollari. Jim. Il fake JJ. Vabbè, dai. Meglio per te. Sì, sì. Dimmi quando ci sei, che ti hai detto. Ci sono. Allora, cappello 862. Ok. Cravatte 48. Ok. Maglia 133. Sì. Bretelle 29. Sì. Veste 57. Sì. Cappotto 163. Sì. Badges numero 2. Ok. Guanti 17. Ok. Pantaloni 282. Oh, mo sì. Cintura per armi 13. Poi? Tibia 50. Poi? Fondino 15. Stivali? 238. Sì. Ci manca la fascetta sul braccio e siamo a posto. Quale fascetta? La fascetta sul braccio. No, no. Non l'ha capita lui. Poi andiamo al banco dei pegni. Ah. Ma tu mettiti il giubbotto giusto, Allison. C'è uno sbagliato. Sì, ciao. Già lo ci ho provato prima, non si vede il distintivo, è quello che vabbè, sti cazzi, poi te lo devi. Almeno ce l'hai giusto. Sì, poi quando devo fare il figo di merda e vanno tutti con la giacca, e vado senza. No, perché devi andare senza? Ce l'hai lo stesso il distintivo. Bello, si intona con le pistole. Ma si vede. Ho capito. È quella fatele cosa che grigie. Guarda che belle grigie, guarda che belle col manico grigio, sono più belle. Fatele sì. Grigie. Si intona pure bene adesso col vestito. Ma il cappello da chirichetto? Non l'ho capito manco io sto cappello, vabbè. Perché è quello che c'ha il comandante, solo che lui ce l'ha bianco. Sì. No, ce l'ha nero. Ah, mo pure nero adesso. Non ci ho fatto caso. Sì, ce l'ha anche lui nero adesso, c'ha molti quanti uguale. Comunque fidati, mettiti la giacca quella della nostra, che è meglio. Sapessi qual è. Cioè, porco. Metti il negozio. Sto stai nervoso stasera, guardate, fa un po' da dormire. Ah. No, non ce la faccio più, io sono seria. Capito. No, vabbè.
affrascano tutto il cane. Ma porco mondo. Certo, comunque guardava, c'ho proprio una faccia da cazzo. Sì, è vero, c'è una faccia da stupido. Come una faccia da cazzo. Che dirlo? Comunque il giubbotto dovrebbe essere vicino a quello che avevamo l'altra volta. Quello sì, ok. Oddio, vedete, va uguale. Vai indietro. Faccia proprio da scimmione, eh. Fermo un secondo. È questo. Sì, io sì. Aspetta, non so se è questo. Sì. Io come no. Al solito non c'ho proprio perso tempo. Ho capito, faccia. È l'unico che si vede, a parte quell'altro. Vabbè, mettiti questo, dai, sti cazzo. Vabbè, quando mi verranno il prossimo PG cederò più attenzione al viso, dai. Ma smetti di parlare fuori cose? Che c'è qualcuno qui che ha gli occhietti, magari? Ho detto che quando vabbè, magari mi uccideranno... No, hai detto un'altra cosa. Ah, vabbè, sì, sti cazzi, mamma mia. Oddio, stiamo qua, capito, che cazzo ci sta? Ho capito, che cazzo. Ho capito, io ci sono, le piatto attaccate ai muri. Vestito da scimmia qua dentro e pensa che sia pieni altri. Lo squarto. Che me frega, ma scimmia a squarti. Se sono i peni alti, che cazzo squarti, scusa. Vabbè, pazienza, andremo ai piani bassi. Qui certo, siamo al secondo piano, lo mandiamo giù al piano terzo. No. La logica. Che cos'è così, la logica? Forse è questo. Ma che cazzo un po' diverso. Non ho capito. No, non levatevi, no, ti do aiuto davanti, per favore. Oddio, mamma mia. Ma capito, non vedo, porca troia. Tanto fammi leva sta cagata del cappello e sta cagata del giubbotto. Ma, oh, ma sentivo sempre lo stesso problemino, eh? Lei sì. Okay. Ma no, pure a me. No, perché alcune giacche lo rompono. Sì, infatti è sospeso. Lo so. Nel vuoto. Lo so. Abbiamo i poteri telecinetici. Sì. Noi deputi. È un blu dipinto di blu. Mi sono rotta il ma cazzo. Ma non con te, per esempio, il distintivo te lo puoi aggiustare dove ti pare, te lo puoi mettere pure in faccia. Vabbè. Quella sarebbe tanta roba, per dire. Vabbè, ovviamente. Io ovviamente lo metterei sul pantalone o sul cinturone, insomma. No, da che mondo? Mondo. Lo sceriffo ha sempre avuto la stella. Magari ecco una stella diversa sarebbe stato più carino, però. Anche. La vecchia stella proprio da sceriffo. Vabbè, zitti, se no viene qualcuno. No. Buonasera signorina, buongiorno. Buonasera, buonasera. Salve. Buonasera, buonasera, buonasera deputy JJ. Siamo qua a farci le bippe, no? Attacca il cavallo. Che cazzo è corsa quell'altro? D'accordo. Io sono un malato di mente alle volte. Io sono più simpatico. Era qui. Lo so. Andrò in banca, va. Ce ne fotte un cazzo. Può anche schiettare. Ma avete visto Allison per caso? No signore, no. Forse con Martin all'interno del sarto. Ha rotto proprio i coglioni, però, Beh, piccolina, ce la fai nasconderla in tasca. Vado a farsi un bagno. Quindi manca solo Allison. Sì, vado a vedere dov'è. Ti sei trovato in un posto particolare dove mica ti è venuto a trovare. Vabbè. Sopravviverò. Mi spieghi che minchia non hai capito di non muoverti da sola? Il proietto che andava all'armadietto unita con me. Cosa cazzo? Sì, andiamo a chiedere. Se questo disordine non è colpa mia. No, cioè, hai detto motorno e sei scappato a piedi. No, ho detto motorno. Sono andato dall'armadietto, venite. Ah, ciao.
Signori. Siamo tutti? No, siamo 10. No, aspetta. Siamo 11. Ok, non posso, non vedevo l'altro dietro. GG, andiamo, andiamo. No, comandante, è vero, siamo 10, mi sa. Comandante, mi sa che siamo 10. C'aveva ragione lei. Che cazzo è che manca? Siamo 10, sì. Ne manca uno. Tenente? No, tenente è qui. Sono qui. Vedi cosa Kennedy c'è? Kennedy. Manca Kennedy. Che fine ha fatto? Vado a pescarlo, vado a togliere un calcio al culo, arrivo comandante. Controlli, forse è andato a letto. Aspetti, aspetti, prima di andare, aspetti. No, risulta ancora in servizio. Vado a tirargli un calcio nel culo, arrivo. So che la sono annullate le medaglie, comandante. Appena arriva Ben. Allora, lei deve avere, come le dicevo, 40 medaglie. E Ellison che ne ha 60. Vabbè, buttale via. Sì, scommetto che se le fa mettere sulla legna. No, no, anche sulla legna. voi due, aspettate un attimo. Che ne ho White 50. Ah, okay. Sì. Mi sa che siamo un cavallo in meno, però. Forse anche lei 50. Non c'è un Fox, non so chi sia Fox. Sono io, sai. Allora, a posto. 50. E recluta, salviamo qualcuno. Siamo un cavallo di troppo. Siamo di troppo. Allora, sì. Venga con me, regola. Salga con me, regola. Salga con me, regola. Con me. Eccomi. Salve Kennedy. Andiamo. Sì. La facciamo sta colonna. Ah sì. Molto. Lo prendo per un no. Sono amante del grigio. Mio Dio, ho avuto un piccolo drago. Sharon oppure votato? Beh, già il fatto che tranquillamente sto andando tra Valentine e Saint-Denis e non ci sono più tanti draghi, mi va bene anche uno ogni tanto. Quello lo accetto. La medal per caso, mentre ha anche la medaglia? No, no, assolutamente no. Perché a me quello mi sa che mi stava creando problemi, infatti. No, no. Chiuso. Sì. Se ho bisogno, mi fermo un attimo e la faccio subito, insomma. Signore dietro, la colonna un po' più distanziata. Se no, siamo noi troppo di distanti, siamo noi troppo distanti. Dobbiamo trottare ma senza correre.
Vieni, vieni a fianco. Esco. In due è il più difficile, guarda. Minchia, sti cavalli addestrati tanta roba. Ah ragazzi, passaparola fino a dietro. Nel caso in cui ci dovesse essere un conflitto a fuoco, uno si deve distaccare. Allora, capito? Signori dietro, in caso di conflitto a fuoco, qualcuno si distacchi. Uno solo. Avvisate quelli dietro. Però non ho capito. No, dice, non vieni, trotta. Sto correndo da solo praticamente. Arriva al limite, vedi? Così stai già correndo. Fatto io, sono già al limite. Leva il fucile dalla mano, perché non capisco come cazzo è che continuo a riesco ad andare in coppia. È quando siamo in due che non fa... No, non conta un cazzo. Sì, fidati. No, no, no. Quello. Non conta un cazzo, se l'altro cavallo è da solo va lo stesso. Ah, è boh. Non mi vedete addosso! Oddio! Fermi, signori. Ok, possiamo andare. Era troppo tardi per frenare. Oh! Molto bene. Caccia in servizio, ovviamente. Ti presenterà sto tipo, secondo voi? Corri. Beh, se non si presenta, le foto sono state fatte. Gli mettiamo una bella taglia di $50. Anche 60. Lei potrebbe anche fare una cosa, comandante. Aspetta, in piccolo. Stiamo già perdendo, JJ. Accelera. Via le armi. Ma che cazzo. Ma la banca che stai chiusa, mi sa di sì. Controlli un attimo. Arrivo. Sì, è chiusa. Come ho predetto, non si è presentato. Bene, chi deve andare in armeria, vado in armeria ad acquistare il fucile. Insomma. Che fucile? Il Winchester. Ah, il Winchester addirittura. Quanto costa? Se non ha per la banca, $310. Che dio?
Molto bene. Perché vuole anche il Winchester, non le basta Larry. Eh no. Capito, ma li porterà tutti a me che non ce l'ho. Sì, perché no? Ah, capito, capito. Se ce n'è uno qua direttamente. No, no, ma è sopra. Mio. Allora, come va? Tutto bene? Mio, sì, mio. Tutto bene, grazie. Non è più suo. Dai. È un rubone. Si va avanti, si va avanti. Ok. Dovevamo aspettare che fa giorno per andare all'armeria, però. Sì. E niente. Faccio vedere. Andiamo a vedere, magari c'è Samuel. Ah, sì. Cioè, è incredibile come siamo tornati in città di notte. Che potrebbero esserci gente in giro. Non ho capito, però. Sì, comunque dobbiamo aspettare lo stesso la banca, non è che cambia la cosa. Con Samuel c'è feeling. Morri. Cazzo. Sì, ma c'è feeling che non ti posso sentire. Sì, infatti. Vabbè, è vero, però. Feeling in quale senso? Capirai, quello... No, non mi prego. Vediamoci un fucile da $300. No, me lo lascio. Lo sa che pago. Vedete amare quanto è bella. Sì. Sa che non c'è. Sarei giocato le palle. No, magari è nascosto. Sì, sotto la foglia. Non c'è. Samuel, ci sei? No, la sorta era lì nascosto, adesso no, però. Signori, ma dai, ma parliamo di Samuel. Manda messaggi dei bambini a strillare in giro che è l'armeria, poi vieni qui, esce il messaggio, io qui davanti e lui non c'era. Di cosa parliamo? Vediamo se c'ho il piccione. Se vuoi ce l'ho, sempre se ti risponde. Ce l'ho pure io, aspetto. Ce l'abbiamo tutti dalla nascita. Ma il problema è che ce li ho io i soldi, mi pare di sì. Che non c'è adesso io qualcosa. Devo averli, stanotte forse li ho fatti. Basta me lo dite. Ah, io ho pagato tutto, mi sembra giusto? Sì. Sì, sì. Okay. Vabbè, servono $100-200, me lo dite, c'è problema. Tanto sto oltre i 2000. Benedica. Mi devono entrare altri $300 del cavallo che ho venduto. Altri 200 tiro fuori dal fucile, quindi altri $500 così. Vabbè, poi mo 300 li spendo per questo. Ma le munizioni sono sempre le stesse, mi sembra, sì? Sì, sì. Ok. Beh, vabbè, ma il Winchester è un altro tipo di fucile, cioè me lo ricordo benissimo. Per la caccia è molto meglio di questo, però. Oddio, per la caccia no, la carabina è il migliore. Fa molto più male di tutte caccia, veramente io mi trovo meglio con questo che con la carabina. Poi boh, diciamo la carabina secondo me è un po', ha una gettata più a lungo. Bravo, è un po' più di danno. Eppure Samuel mi ha detto che come danno questa è la migliore. No, no. Probabilmente la carabina avendo una gettata più a lungo fa più danno di questo rispetto all'allungo, ma questo penso che comunque ha questo da vicino sponda
a media distanza e cortaia, questo è tosto. Che poi dovrebbe vabbè, essere non mi rispondo, andiamo, va. Le pallottole sono sempre le stesse. Sì. Samuel ogni mattina che mi vede mi fa il cazziatone, ma vattene a dormire. Beh, in effetti, ieri avete battuto il record, eh? Vabbè, pure ieri oggi, sì. Pure te, eh? Ti sei svegliato, poi ti sei riaddormentato. Vabbè, sono perso. Mi ha fregato pure a me, mi sono appoggiato un attimo sul letto, dico, mi rilasso 10 minuti a vedere mezzo film, proprio 10 minuti, mi sono addormentato. Ma io 10 minuti ho appoggiato la testa, calcolo. Sì, si dice sempre così. Ma 10 minuti sono diventate 6 ore. No, infatti ho mangiato pure presto, perché dico così rientro presto, mi sono foggiato, un'oretta e mezza. Vabbè, dai, in teoria in 6 ore forse riesco a dormire dopo. A dire la verità non sarei voluto neanche venire stasera proprio, mi arrivava un po' al culo, però sono volato. Lasciamo sto. Appena si fosse successo prima. Ma qui in conteo o fuori? No, no, qui. Ah, poi mi racconto. Sì. È più preciso. Però danno e gittata vince Larry. Eh sì. Siamo 3-2. Però deve contare che al Winchester ci deve mettere ancora tutte le modifiche prestazionali. Ha ragione anche lei. Quindi gittata pressoché identica. Aia, eccola. Di che è sto cavallo? Niente. Una mucca. Quanti ne abbiamo lì dentro? Uno, l'unico. Okay. È l'ultimo di quelli dati indietro per gli R. Porca. E lo riende a dormire dall'R, no? Vabbè, vogliamo tornare di nuovo a caccia? Tanto. Oh no. Bene. Chi è sta gente? Chi è questo? I Kaufman. Eh? Mi pare siano i Kaufman. Sì. Shalom. Salve signori. Signori. Shalom. Ah, salve signor Kaufman. Nuove divise. Oddio mio, tenente. Non porca. Si vada a cambiare, no. Blade, vada a cambiarsi. Sì, ah, a me deve $32, comandante. Se c'è dei maggiori non ti dico le due parole, però. Per la divisa 9. Non ho fondi, signori, non ho consumato tutto. Facciamo un prestito. Mi sa che vabbè, sentito no, no, grazie. Servo prestito, comandante. No, faccio un tasso di interesse molto vantaggioso, dato che è un'autorità, al soli 20%. 20%? Invece che normale 30%. Ci farò un pensierino, magari, visto che il governo ci mette un po' a darci fondi. Da noi è immediato, certo, dipende dalla cifra, però è abbastanza immediato. Molto bene. Mi cercava, ha detto? Sì, ho dei documenti per lei. Ah, prego, prego, si accomodi, venga dentro. Signori, con permesso. Prego, prego. Vabbè, andiamo con noi dentro. Una domanda, visto che ci sono, visto che mi dispiace tale così. Come state, signori? Tutto bene, voi? Tutto bene, tutto bene. È giusto così, almeno solitamente voi vedete persone che vi sparano e vi insultano. Come giusto. State, sempre bello sentirlo, giusto? Sì. Sono contento. Prego, voi entrate con me. Prego, prego. Salve. Oh, che appena me li parlo. Guardo, ok. Il debito è di $300, con gli interessi sono $420 da restituire entro il 27 alle 23:35. 29. 29 abbiamo detto, entro il 29. 29. Cioè. Di contare la percentuale di ritorno? Il 40%, perché il signor Del Sol ha precedenti penali e quindi è una persona che è pericolosa, quindi il tasso è alzato. Di solito il tasso è fisso al 30%. In più c'è una clausola che post mortem, in caso venga ritrovato morto, i suoi averi vengano ridati a noi fino al, come si dice? Alla copertura. Esattamente. Ok.
Ok, questa è una mia copia personale, giusto? Posso dire? Esattamente. Molto. In modo che se succede qualcosa, lei ha la copia sotto braccio. Prima le passava al comandante Grizzly, ma adesso il comandante Grizzly non c'è più, quindi... A proposito, come sai, comandante Grizzly, dall'ultima volta abbiamo sentito Valentine che è stato rapito? Voi sapete qualcosa? Sì, sta abbastanza bene, è stato un bel po' malmenato, però si sta riprendendo. Ah, meno male, sono contento. Mi dispiace per quell'uomo, era gentile. Cioè, è gentile con noi, è per quello. Certo. Detto questo, invece, novità sul nostro piccolo accordo. Non so se posso parlare liberamente. No, magari in separata sede. Mi dica lei. Andiamo all'esterno. Vabbè, ti lasciamo solo allora, Salomon. Sì, vuoi che siamo noi? Non ho sentito un cazzo, vabbè. Devo pensare un attimo a una cosa, io arrivo subito. Sì, 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 ha detto che stava comprando 4 Dakota. Esatto. Ah, ok. Quello, come sta, tenente? Kaboom. Ricoglionito, mi sono appena svegliato, insomma. Poi vi vedo tutti come dei pinguini grigi adesso. Non ce l'avamo vestiti di nero per farci vedere poco. A quanto pare non ci frega un cazzo di farci vedere. Sì, più ci vedono e meglio è, così almeno ci prendono meglio. Esatto. Ovviamente. Esatto. Ma non preoccupatevi, signori, tanti bersagli siamo sempre io e Bianco. Ottima performance. Che cazzo c'entra la performance? Silenzio, ottima performance. Esatto. Ieri 6 persone a cavallo hanno sparato a me e Bianco. Ottima performance. Sì, meraviglioso. Sì, peccato che non hanno beccato nemmeno lui nel cavallo. Esatto. Pensa quanto sono furbi quelli che hanno sparato. Le Iene. Ah, mamma mia, furbi allora. Proprio furbi. Sì, diciamo che sono talmente furbi che hanno sparato e se la sono data a gambe. Addirittura. Ma sì, sì. Non sapete quanta voglia avrei di andare a cercarli, quei bastardi. Siamo qua fermi. Una domanda, sergente. Mi sente, sergente maggiore? Ora sì. Una domanda, ma queste Iene sappiamo più o meno se hanno un covo? Cioè sappiamo dove sono? No, al momento non sappiamo nulla. Sappiamo solo che bazzicano nelle Herzland, e a quanto pare, da quello che ci ha detto il vecchio di merda, Bianco. Come si chiama? Sì, comandante. Mi seguo urgentemente. Sì, bravo, Grizzly. Poi le spiegherò anche perché è vecchio di merda. Bazzicano anche nelle zone di Strawberry. No, perché tenete quanto ha speso? Quello che volevo dire, perché cioè, 17, ok. Dicevo, perché girando in tondo come praticamente come una... Vabbè, no, come niente, diciamo, girando in tondo perdendo tempo nell'Earthlands, inutile, praticamente. Non è che rimangono fermi là. E appunto, se scopriamo un covo, ci facciamo una bella imboscata e li prendiamo tutti insieme. Invece di andare in giro con 8 cavalli. Sarebbe bello e interessante, sergente. Il problema è... Visto il comandante, signori? È difficile, sta parlando con Bianco da qualche parte. No, sì, sì, ma non sapevo se si sapeva il covo di queste Iene. No, purtroppo al momento no, non si conosce la posizione, come l'ho già detto, appunto. Benissimo. Ma che cazzo di ora apre sta banca, quanto manca? Vale, sulle 4. Mi siederò sulla panchina in attesa. JJ, hai 17 dollari? Sto pensando. E pensa troppo sto ragazzo, però, ma veramente troppo.
for knocking boots. He owes me dough, laying up with a hoe. Then he hit me with the sob story. The famous, oh, you didn't know I got robbed story. Told him it's me, you should be grateful too. Can't stop. Braids in the sauce. So you wanna be Willie and talk to me like I'm silly. Yeah. Five bottles of Mo on the floor, boxes of Phillies. From Daniel, the moral to the story, if you missed it, is the brain will always be there. Just never go against you. Can't stop. Stop dealing with the industry. Stepping up my knock when we ride. I started realizing it's my enemy. Cause I've been dealing with the industry. Stepping, no hesitation, one of the whole nation. I started realizing it's my enemy. Quindi che stiamo facendo qua, signori? Battiamo la fiacca. Sto notando. Vorrei mandarvi in pattuglia, ma non so se il comandante ha altri piani. Cominciamo a mandarli in pattuglia, se serve mandiamo in giro i bambini urlanti. Sì, si può fare anche così, visto che comunque perdere tempo così non mi sembra adeguato. E comunque, tenente, visto che no, dico a Blade, visto che Grizzly ci ha detto che è stato, diciamo, portato a Strawberry, molto probabilmente hanno qualche cosa lì affiliata a Strawberry. Se potrebbe girare lì invece di andare a Casaccio in zona, cioè nell'Earthlands, che è una regione vastissima, ecco. Beh, magari sono andati lì perché sanno che la cittadina è abbandonata al momento. Non saprei, cioè non possiamo presumere che abbiano degli affari lì, insomma. Diciamo che dalla casa di Grizzly a Strawberry è veramente poco il tragitto. Questo è vero, però andando avanti girando a caso diventa molto difficile prendere tutti insieme. Più che altro non credo che siano stati così sciocchi di portare una persona non bendata, eccetera, al loro covo, quando poi avrebbe potuto rivelare la posizione. Questo è vero. Ok, presente. JJ? Sì, dimmi. Mi dica, tenente. 17 dollari ce li hai? Yes. Ma siamo sicuri che è 17? Perché io avevo 40 dollari in tasca. Sono andato a fare. Io ne ho spesi 32. Infatti. Dipende quali, diciamo, vestiti hai già e quelli che non hai, insomma. Esatto. Io ho speso 29. Io ho speso $14 dollari, quindi. Io 26. Eppure dall'alta divisa. Colt, vieni con me, Blade. Venga con me, Blade, e vediamo quanto le serve. Ho $32 addosso, mi sa che basta. Sì. Almeno faccio subito sta cazzo di divisa. Sperando che sia l'ultima volta che la cambio, perché mo mi sto scocciando. Sì, infatti mi sono rotto il cazzo pure io di tutti questi cambi. Sembra tranquilla oggi Saint Denis. Sì, pure troppo, c'è nessuno. Strano. Ieri era piena. La taverna c'è gente. Sicuramente. Mi danno un fastidio sti cavalli che non vedo. Numerini, sai, io te l'ho detto io direttamente così fai prima. Cosa? I numerini te l'ho detto io così fai prima. Sì, tanto è la prima, se non erro. È vero che tu c'hai quella ufficiale. Allora, cappello 862. Sì. Cravatta 48.
Sì. Maglia 133. Addirittura. Hanno cambiato maglietta, sì. 133. Bretelle 29. Che palle le bretelle, porco. 29. Vesti 57. Vesti. Allora, aspetta, aspetta. Bretelle 29. Vesti 57. Cappotto 163. 163? Yes. Ok. Badge su uno. Nessun badge? Il numero uno. Ah, l'uno, ok. Ho capito, nessuno. Ok. Guanti 17. Guanti 17. Pantaloni 282. Pantaloni. Che cazzo sono? Fai 281 e vai avanti di uno. No, che cazzo sono i pantaloni? Ah, sono sotto i guanti, Dio caro, non l'avevo visti. 282, ok. Cintura per armi 13. Cintura per armi 13, è già c'era. Accessori cintura scelta. Accessori cintura. Oh no. Mettiamo questo. Fibbia, okay. 50. Fibbia 50. Fondina 15. Fondina 15. Stivali 238. Porca puttana. 238. Dimmi quanto ti viene che ti passo. Niente speroni? Niente speroni. E dove cazzo c'è scritto quanto viene in tutto? Quando vai per comprare? Ah, fammi controllare. Mamma mia, che schifo. Un finanziere so. 25. Aspetta, di passo. Sì, perché io non avevo quattro cose. Vai, te li ho passati, poi prendi. Ok. Ci sono ricascato oggi, mi ero ripreso il sonno, vanno già la puttana. Verso le 4. Ok. 4, 4 e mezzo, non mi ricordo. Arrivo, eh? Che vado a cancellare l'altra. Ok, andiamo a controllare le carte circolazione dei carri. Controlliamo se hanno le targhe. Sì, sì. E non solo. Vabbè, comunque... in base a quello che ha detto Ben, non ci togliamo più dal servizio al desk, giusto? In base a quello che mi è sembrato di capire, sì. Perfetto. Vediamo se domani mattina devo litigare. Ah no, domani mattina vado a lavorare, quindi non me frega un cazzo. Vabbè, vediamo quando c'è stasera Ben cosa dice, dai. Così ci togliamo ogni dubbio e restano pure i ricordi.
No, ma dei ricordi non è che me ne importa più di tanto. Se qualcuno mi dice sì, di fare qualcosa, se metti caso mi danno un cartellino col fatto che c'ho l'ultima possibilità, ecco. Vabbè, considera che l'hai visto come mi volevano inculare. Sì, no, l'hai visto l'ultima volta come volevano incularmi, quindi diciamo che c'è qualcuno che mi odia. Già. E il tenente farmi rodere il culo. Invece il tenente ti ha salvato. Lo so, grazie ancora. E piuttosto che farmi rodere il culo, preferisco far loro rodere loro il culo, sbaglio. Cioè. Giusto, giusto. Ma loro sono ancora dentro, andiamo a vedere. Credo di sì. Ma sai che era da lunga. E gli armamenti? Certo, lo prego, GG. No, niente, eravamo qui con voi, insomma. Comandante, sa dove è andato il tenente, per caso? Non lo so, gli ho chiesto di allontanarsi un attimo e di lasciarci da soli. Ah, ok, ci dobbiamo allontanare. Ah, quindi se ne sono andati a fare una ronda, immagino. Sì, probabilmente. No, penso che con Kaufman la nostra chiacchierata sia terminata, insomma. Certo, avrei semplicemente un'ultima cosa da chiedervi. Ah, ok, allora GG Blade. Sì, 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 noi stiamo andando, comandante, vado alla scuderia a vedere se c'è qualcuno. Signori? Devo prendere un cavallo? Devo vedere il puro sangue. Il comandante mi ha detto di andare a chiedere là e devo andare a chiedere là. Mm-hmm. Al momento tipo $1,080. Quindi... Sì, da adesso mi segnerò autonomamente le ore. Ti conviene. Già ieri me ne volevano inculare 4. Ma perché? Perché hanno sbagliato a fare i conti, siccome sono andato a dormire senza timbrare il cartellino, qualcuno ha detto, ma hai fatto 7 ore. Sì, 7 ore, un cazzo. Ne ho fatte 12 quasi. A quanto ho capito, sta scuderia, c'è la nuova gestione, ma non apre mai. Piuttosto ti conviene andare a Valent. Se vuoi chiedo a Roy. Ti mando un piccione al volo. In realtà il Supremo ha detto che oggi avrebbe portato i cavalli, quindi non saprei. Adesso vediamo. Madonna, non c'è. Manco siamo spostati, ma che cazzo. No, questa mi piace più col gira in realtà di diviso. Ste bretelle mi fanno schifo. Vabbè, vediamo dentro se ci stanno i cavalli, no? Direttamente. Senza via. No, non c'è. In stanno non c'è nemmeno. Aspettavano un piccione arriva, magari li hanno portati a lui. Cazzo, il numeretto di Roy, non lo trovo. Ecco.
andiamo in centrale. Sì. Gli ho chiesto se lo riesce a procurare stasera e di farmi sapere prima, nel caso, così diamo conferma. Sì, sì. Ma che cazzo? Ma niente, non so. Oh, niente. Oh, che palle, riconosco che palle. Saranno giorni, cioè. Urlando ho capito, ma non c'è mai, cioè... Vediamo che dice Roy, forse ci riesce comunque a procurarlo. Sempre sveglio. Che ore sono? Vediamo, mezzanotte. Dovrebbe. Salve. Con il pigiama. Tenente? Io tutto in grigio, sì. Adesso non ci capisco più un cazzo. Che succede? Nulla, ci hanno convocato qua. GG si mette anche lei in fila, gentilmente. Dove? In riga, al solito posto. Sono lo spilo. Lei no, Blade, non mi sembra il caso. No, non mi metto in fila, però mi metto qua. Molto bene. Allora, se Ben riesce a raggiungerci, arrivano anche le medaglie. Se Ben non ci raggiunge, le medaglie rimaniamo le qua. Sì, a quanto pare ci sono problemi al confine. Di nuovo? È tutta colpa sua, GG. Ah, ma fateci caso, ogni volta che devo prendere un qualcosa di importante che mi serve, ci stanno sti cazzo le problemi. Porta sfiga, GG, porta molta sfiga. Mannaggia alla puttana, io mi riempio di sale nelle palle a sto punto. GG, faccia una cosa, si sposti dalla porta e veda che riusciranno a passare tutti dal confine. Comandante, mi assento mentalmente 2 minuti di numero. Va bene. Sbaglio, ma anche qualcuno, eravamo 11. Ed andate in armeria? Sì, è vuoto. Non c'era. Mi ha fatto un giro di pattugliamento... quotidiano, non c'è nessuno. Beh, io la missiva tanto l'ho mandata a Samuel, quindi lui se la ritrova appena torna in città, appena si sveglia, insomma, sarà andata a dormire. Vabbè, io lo becco domani mattina di sicuro. Che bello, avete messo Price al centro, avete rispettato, è bella la nostra stella, diciamo... l'ordine di anzianità, esatto. Non avrei saputo dirlo meglio. Di solito c'è la stella cadente, io sono decadente però, Bianco dove è finito? Sta finendo di redigere il rapporto. Gli appunti, okay. Esatto. Non manca qualcun altro? Ah no, aspetti, uno no? No, ok, perfetto, manca nessuno. Mi perdoni, comandante, eccomi. No, no, non si preoccupi, faccio con calma. Ha finito? No, ma lo faccio a breve. Cioè, sto già procedendo, ecco. Ok. Sappiamo qualcosa di Ben? Ben è bloccato forzatamente fuori con te. Non... diciamo che non sono aperte le sbarre. Non vogliono far passare il federale. Si sarà scordato di pagare le tasse, probabilmente. Ah, scusa, è strano perché a me dice che le dogane sono aperte. No, non quelle dogane. La dogana ancora prima per poter poi oltrepassare la dogana federale. Qual è il nome della dogana in questione? Ho già capito. Il vaporetto, insomma. Sì. Ho capito. Maledetto vaporetto. Sarà rimasto fuori dal fiume, comandante.
Ah, si è lasciato il coso nel schino. Come? Eh sì, sì, mi piaceva molto. Forse così sta un po'. Guarda il comandante. Non lo so, non so, non mi piace questa cosa nel taschino. Anche perché non c'è un taschino, e questo è il problema. No, diciamo che è più consono quando c'è, come possiamo dire, la giacca. Aspetta, no, ho sbagliato. Le faccio vedere che ora me la indosso. Sì. Visto? L'ho messo in taschino, non si vede più. Molto bene. Quando è che arriva la sua amica? Non lo so. Speriamo mai. Ah! Si spari, Bianco, si spari. Tenente, io ci tengo così tanto Blade, a lei che sto provando a difenderla dalle donne. Oggi sì. Mi sono permesso di dare un ceffone a Sara. No. Addirittura. Ha fatto bene. Comandante. Perché solo uno? Comandante, venga un attimo. Arrivo. Si è permesso di sedere sul mio cavallo. Addirittura. Ha lasciato anche una chiazza rossa, penso avesse le sue cose. No. No. Mi astengo a quello che ho sentito. Siamo già molto bene, signori. Vorrei aspettare bene, ma non so quanto ci metta il vaporetto a riprendersi. Cerco di immaginarmi qualcosa per dirvi aspettate. Va bene, nel frattempo che attendiamo Ben, comunque vi comunico che da oggi dobbiamo dare priorità al pattugliamento del New Hanover. Considerati i recenti avvenimenti, i recenti attacchi ai danni dei cittadini di Valentine, e non solo di Valentine ma anche di Saint-Denis, che si sono trovate a dover attraversare quelle lande, il comando ha deciso di dare assoluta priorità alla cattura delle Iene. Ok? Una banda ormai rinomata all'interno del nostro stato, una banda che solitamente va in giro vestita di color viola, o meglio, con elementi di color viola. Principalmente sono state identificate una bandana e una cintura di color viola. Alcuni degli altri elementi portano anche un cappello oppure un pantalone, diciamo, comunque il loro colore principale, il loro stemma, se così possiamo chiamarlo, è il color viola. La priorità assoluta è sulla ricerca e sulla cattura di tali individui e la consegna da parte nostra di tali uomini alla giustizia, signori. Ovviamente bisogna agire con cautela perché sono persone estremamente pericolose. Ieri abbiamo avuto, diciamo, quasi l'occasione di incontrarli faccia a faccia, il problema è che se la sono filata proprio con la coda tra le gambe, quindi diciamo non c'è stato modo. Hanno aperto tuttavia il fuoco contro di noi, quindi sappiamo che le loro intenzioni, almeno nei nostri confronti, non sono buone. Ok? Ovviamente vi ricordo che essendo uomini di legge tuteliamo la vita, quindi non apriamo mai il fuoco per primo. Se ci dovessero sparar contro, in quel caso siete autorizzati ad aprire il fuoco. Prego, Blade. Comandante, mi perdoni, si può sparare ai cavalli però se scappano, giusto? Solo se li intimate l'alte, loro non si fermano. Esatto, quindi devono sentirvi. Dovete avvicinarvi. Esatto. Devono sentirvi forzatamente. Nel momento in cui scappano potete aprire il fuoco contro i cavalli. Esatto. Ma sappiate che lo faranno prima loro, eh. In poche parole, signori, prima i proiettili e poi le parole. Mi dovevi dire qualcosa, Blade? Sì, volevo chiederle delucidazioni per il fatto di questa mattina. Io non ho più avuto modo di interloquire per quella cosa. Vorrei capire cosa devo fare, come devo comportarmi con la registrazione del desk. Allora, così come ho già avuto modo di, diciamo, dire più volte, il nostro... come lo posso definire? Il nostro responsabile, chiamiamolo responsabile, ok, da Washington, è Ben, ok? Fin quando un ordine non arriva da Ben,
non dovete assolutamente farvi influenzare, ok? Ovviamente per quanto riguarda le questioni dei deputy, ok? Strettamente le questioni dei deputy. Se poi la questione riguarda altro, in quel caso dovete ascoltare gli altri membri del governo, ok? Per quanto riguarda nello specifico la questione desk, potete assolutamente restare in servizio, ok? E andare in giro dove volete, nelle ore ovviamente mattutine, insomma, diurne, ok? Sì. Nel pomeriggio magari cercate di essere disponibili, esatto, in centrale, in modo tale da accogliere eventuali denunce, oppure rispondere alle varie segnalazioni, eccetera, eccetera. Ovviamente nel momento in cui siete fuori servizio, e con fuori servizio intendo che non avete timbrato il cartellino, ok, e vi arriva una segnalazione, dovete dare priorità alla segnalazione, quindi vi cambiate velocemente l'abito, ok, e andate sul luogo della segnalazione, considerando ovviamente il numero in cui o meglio il numero con cui rispondete, ok? È sempre, quindi sostanzialmente se io sono da solo non vado alla segnalazione, insomma. Se la segnalazione, se siamo in due, invece si può fare. È un punto particolare dello Stato, come ad esempio le Earthlands, e sappiamo che in quella zona si aggirano le iene, sapete che le iene girano solitamente in numero di 7-8 minimo, non ci andate in due ovviamente. Mm-hmm. Okay. Al massimo ci andranno gli sceriffi, i vice sceriffi di Valentine, se proprio vogliono rischiare il culo. Ok? Chiaro. Se la segnalazione invece in città, cercate di rispondere, insomma, anche se siete da soli o siete in due, insomma. Chiaro. Ovviamente anche in città potreste ritrovarvi in una situazione in cui avete davanti un conflitto a fuoco con più individui, e in quel caso, cioè, sappiate rispondere, insomma. Cercate di tutelare la vostra salute, la vostra vita e soprattutto quella dei cittadini, insomma. Non fate gli eroi. Signori, tutto chiaro? Tutto chiaro, signore. Sì, signore. Sì, signore. Sì, signore. Tutto bene. Novità da Ben? No, nessuna. Per il momento no. Ok. Chiaro, quindi per la questione di stamattina ignorate totalmente quello che vi è stato detto, ok? Sì, ok, sì. Signore. In queste occasioni contattate immediatamente me, mi raccontate l'accaduto, io provvederò poi a contattare eventualmente Ben, va bene? Sì, signore. Sì, signore. Poi, domanda... sul momento, accettate, annuite e sorridete, non replicate, poi in separata sede ci penserà Ben nel caso a parlare al posto nostro, insomma. Prego, Bianco. Per i ragazzi devono acquistare il Winchester, l'avete preso? No, no, non c'era, c'era Samuel. Ci penso io domani mattina, poi li prendo tutti e tre direttamente. Samuel, comandante, vuole contattare lei? Le ho già mandato una missiva. No, non è proprio sveglio, credo, io, perché gli ho mandato un piccione e non... non ma avrà lo stesso problema di Ben, anche se c'è, sì. Bene. Ah, poi tra l'altro... Il problema si è risolto comunque. Controllato. Comunque, come avete visto, le divise sono cambiate e questo più per una questione operativa, in modo tale da distinguerci sul campo ed evitare che ci spariamo addosso, insomma. Potrebbe capitare di trovare un individuo che magari possa avere un pantalone grigio o comunque un cappotto grigio, un cappello grigio. In quel caso ricordate sempre che ci contraddistingue la camicia bianca, okay? E il gilet nero nella parte posteriore, insomma, quindi state attenti. Per il resto spero che comunque le apprezziate queste nuove divise. Io particolarmente, signore, come già parlai con lei in passato, a me il grigio piace molto. Molto bene, Martin, sono contento. Ok, Martin, gira l'angolo, 20 flessioni. Sì, signore. Sì, signore, me non l'ha fatto. Esatto, esatto. Ho sentito che rideva, credevo fosse uno scherzo. È un po' come McGillis, sì signore, poi dopo rimane fermo. McGillis? McGillis è andato a dormire, era molto molto stanco. Guarda. Beh, immagino, sarà ritornato oggi. Sì, te l'ho detto, la notte dal ritorno è sempre un guaio.
Comandante, non mi ricordo una cosa. Il supremo comandante, come caspita si chiama, insomma, per il cavallo, aveva detto di prenderlo qua obbligatoriamente, o posso provare a chiedere a Valentine se loro li hanno disponibili? Le posso rispondere dicendo che Valentine sicuro non ha i puro sangue inglesi. Ah, okay. Sarà una prerogativa di Sendini. Ah, ok. Okay. Sì, lo posso assicurare. Sì, 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 no, no, mi fido. Era giusto per capire se potevo sveltire in qualche modo la procedura. Sì, era una domanda se posso, ma non parliamo con Ben appena arriva. Ah, comandante, venga un attimo, è urgente. Aspetti un attimo. Sì, sì. Comandante, le passo quel fogliettino da mandare. Sì, sì. Ecco lei. Può già fare tutto, Martin. È già pronto. Prego, prego Martin. No, volevo sapere se per noi non c'è nessuno sconto, vero? Costa 1300 erotti dollari il puro sangue. Ho parlato con Dominic, ok, e gli ho detto che ce li facevano a 1250 dollari. Okay. Mi ha detto che per lui non ci dovrebbero essere problemi a riguardo. Ok. Anche per il pagamento a rate. Quello si vede, è un taccagno. Anche no. Per il pagamento rateale non ci dovrebbero essere problemi, ovviamente come i Sun, quindi il pagamento metà prima e poi l'altra metà dopo una settimana. Ok, perfetto. No, perché pensavo, signore, che con il mio cavallo, quando andiamo al trotto per essere in fila corretti, ho notato che ho delle difficoltà, nel senso che a volte il puro sangue, essendo più alto, ha una cavalcata più lunga. Quindi stavo pensando, mi compro un puro sangue per quando sono in servizio, così perlomeno. Sì, sì. Più che altro lei ben sa che dopo aver speso tutti quei lingotti è normale che non le dico di utilizzare il cavallo di dotazione, so. No, no, ma assolutamente, è comunque una cosa per comodità, ecco. Ok, ho notato allora, questa differenza. Gli comunico che almeno uno. Quindi due per lei. Qualcun altro vuole un cavallo? Penso Price. Effettivamente Price, però penso ci metterà un bel po'. Di cosa? Per il cavallo. Per il cavallo io sì, ci metterò un bel po', ma finora mi adeguerò con la... con la quello... Manca. Esatto, quello dato dal governo. Ok, però per il resto ce l'abbiamo tutti qui presenti, tranne la recluta, che direi è presto, perché non sa nemmeno se supererà la settimana di prova, e Price, insomma. Ah, informazione importante, Price sostanzialmente è entrato con il grado di recluta, tuttavia vi informo che se tutto va bene... e non ci sono intoppi, sarà il responsabile della divisione finanziaria amministrativa, ok? Giusto, sì, per signore. Rendere partecipi, sì, tutti, ok? Quindi se diciamo in un momento X della settimana o del mese o dell'anno Price dovesse avere un determinato grado, sapete il motivo, insomma. JJ, sì. Lei non era interessato a quella divisione? Sì. Molto bene, allora dovrà fare abbiamo riferimento a Price nel caso. Comandante, abbiamo trovato il modo per togliercelo dai coglioni. Insomma. Comandante, avrei più che altro una, diciamo, una cosa da dirle a sto punto. Sì. Per quanto mi riguarda, essendo che effettivamente JJ era qua prima del sottoscritto e ha lavorato comunque per tale cosa, gradirei che lui fosse a capo dell'amministrazione su questo ampio grado che vuole talmente tanto dare.
Price, apprezzo. Gradirei di più, gradirei di più questa cosa, sinceramente, perché effettivamente lui lo inseguiva da molto più tempo di me. E per questo motivo, per quanto mi riguarda, anche se lei mi darebbe mai tal grado, io comunque lo rifiuterei, già lo dico. Non è per mancarle di rispetto, ma è semplicemente per un discorso di giustizia, per quanto mi riguarda. Price apprezzo, ma è l'amministrazione di questo dipartimento, nonché l'alto comando, a decidere a chi affidare, diciamo, le responsabilità. E le varie allora, divisioni, sarà allora mia premura andarlo a riferire anche direttamente alle altre autorità. Sta perfettamente comunque, comandante, che non ho... No, ce l'ha davanti le altre autorità, quindi l'ha già riferito. Bene, e allora questo è stato semplicemente... appunto quello che le ho detto e quello che vi ho riferito appunto a tutti e tre. Poi per quanto mi riguarda sono anche vecchio, cazzo, sinceramente. Più che altro, JJ, io sono vecchio, ho già entrambi i piedi saltati dentro la fossa, che cazzo. Vabbè, Price, aspettiamo che crepa e poi dopo magari passiamo il ruolo. Sì, ma tanto lei farebbe la festa. Io? No, non sono così cattivo. Il tenente Young? Probabile. Come? Dica sì, dica sì. Sì, sì, a prescindere. Vede, Price? Bianco? Sì? Raggiunga... Aspetta un attimo, aspetta. JJ, si oscuri. Oscuramento activated. Ho oscurato... Cioè, ho solo tappato le orecchie, vado. Vado con lui? O non c'è bisogno? Posso togliere il tappo dalle orecchie? Ok. Guardo il muro. Posso girarmi? Sì, le orecchie sì. Tappato le orecchie, insomma. Ok, lo prendo per un posto a girarmi. Ho stappato le orecchie, ve lo dico. Ok, vabbè, tanto vi dico che tra poco andremo in full oscuramento. Ah, proprio così. Proprio full? Sì, è normale. Allora, un attimo, pensare una roba, arrivo.
is that trying to come through? Step back, I get mic check 1, 2. This is how we do. We make a move and act a fool while we up in the club. This is how we do. Nobody do it like we do it, so show us love. Evelina oggi non c'è? No, dopo le 2. Dopo le 2. Ok. Mamma mia, è così difficile andare in modalità oscuramento ogni volta. Che palle. Molto male, comandante. Si metta un qualcosa davanti agli occhi e un al culo, probabilmente. Va bene, Ben, non sappiamo nulla. No, non ancora. Provo a mandargli una missiva per vedere se è presente. Qualcuno? Comandante? Posso venire? Aspetti un attimo. JJ? Si cambi un attimo, Bianco, si cambi. Sì. Ah, mi ha risposto oggi il signor Dakota. Gli dico che non è più necessario la sua presenza. No, non è più necessario. Signore, che bisogno? Comunque, tenente. Secondo che serve, tenente, sono il miglior agente scelto Dave Clavett. Dove si trova? Io sono al dipartimento. Quando me l'ha scritta sta cosa? Che ne so. Non lo so. Congratulazioni, tenente, ora come si chiama? Ma che cosa mi segna? Vabbè, vada. No, non si metta più in quella posizione perché sembrava avere una pala su per il culo, insomma. Ma in che senso, comandante? Non lo so, me l'hanno, diciamo, fatto notare. Posso immaginare. Sta arrivando Ben comunque. Sì. E allora aspetto. Sì, tanto ho già parlato. Quello stronzo? Quale stronzo? Quello stronzo. Nativo stronzo. Americano? No, l'altro stronzo. Che non si fa trovare. Ah, non lo so che fine. Quale? Ha la sua missiva, ci parlo io almeno. Una foto? Quale missiva? Quella dello stronzo che deve incontrare io. Sa l'indirizzo postale? L'indirizzo... Quello che deve incontrare lei? Sì. Il... Aspetti. Sto cercando di capire se ho capito bene. Sì, quello che dovevo prima. Ah, sì. È il 48. Molto bene. Gli ho detto di attendere al punto di arrivo, insomma. A lui? Sì. E io? Dovrei andare fin laggiù? Sì, andremo tutti insieme. Tra poco ci muoveremo tutti insieme. Ok. Blade, basta scrivere a Sara, su. Veramente stavo scrivendo al signor Dakota.
Signore o signora? Ormai ti accusano di tutto, Blade. Sì, sì. Non c'è più rispetto. Non c'è più rispetto per il grado, ormai. Abbiamo lo stesso grado, Blade, tranquillo. Comandante, ha già poi inviato una missiva al governo per quella cosetta lì? Sì, sì, ho già inviato. Ottimo. Tutte queste cosette messe in mezzo, incredibili. Sì, sì. Ma devo dire che ci stanno andando dentro, Ma poi parla lei, tenente, che sta a scrivere una donna diversa ogni 5 secondi. Ma non è vero. Cambi più donna che mutande. Ti faranno anche il bidet, forse. Io mi sto fumando una pipa, comandante, se è per quello. Non ho capito, tenente, si sta facendo una pipa? Mamma mia, signori, quanto vi direi anche a cercare il culo tutti e due. Soprattutto a lei, Blade. Immagino, certo, certo. Immagino. Spero di non vederla a Valentine nel momento in cui arriva, diciamo, la sua amica qui in dipartimento. Ah, l'ha convinta? Il suo silenzio, diciamo, dice tutto. Il silenzio, esatto, stavo per dire io. Immaginate che la sua amica... Alza un po' la voce... Se riesce, si sente basso. Se riesce, tenente. Se riesce, cosa, scusa. Cosa? No, dico. Tornato. Mi prende a calcio nel culo a tutti, ditemi. No. Dicevo che secondo me il tenente. L'anima dell'amica del tenente è qui presente con noi. Secondo me. Immaginate una donna che dovesse sposare i miei ideali. Sarebbe tipo una macchina da guerra. Secondo me per lei va bene la Miller bianco, non si preoccupi. Chi è Miller? La dottoressa. La dottoressa. Ah, okay, perché c'è un'altra Miller. No, la quella dottoressa di Vale. Cosa? No, aspettate, così non si può. Dottoressa che non sarà più dottoressa. Il dottoresso. Cosa diventa? Un dottoresso. Sentite, non potete porgermi questa domanda, mi sono troppo onesto. Ragione, poverina, dai. Anzi, lavora lei, comandante? Eh? E lei è la Miller, per caso? No, grazie. Rifiuto l'offerta e vado. No, torni indietro. Lei è solo geloso, tenente. Non potrà mai... Perché se torna indietro, magari spunta qualcosa da dietro, insomma. E non immagina quali voci girano a Valentine tra lei e la Miller, insomma. Sì, che l'ho sparato addosso una volta, probabilmente. In che senso l'hai sparato addosso? Beh, ha sparato a salve. Ah, no, pensavo avesse sparato... hai capito bene, esatto. Gli ha sporato addosso. Gli ha sburato addosso. Mamma mia, signore. Cosa... Che discorso? Cosa sto sentendo? Non so neanche io. Avete sempre la borra in bocca voi, signori. Sì, stiamo sporando sentenze. Immagino sia quella che fa schiuma. Eccolo, è arrivata. Eccola la borra. Allora, ma quanti serve? Ha visto, siamo tantissimi. Anzi, come dice lei, tantissimi. Salve, signor Ben. Abbiamo tanto lavoro da fare. Sì. Quindi diamoci da fare con queste medaglie che poi li mando tutti a lavorare a calci in culo, dai. Sì. Allora, una alla volta si avvicinerà. Aspetta, devo prima capire un attimo. Okay, Bianco, venga con me. Vada. È morto Bianco. Un attimo, cazzo, che per togliermi le mani dal pacco ci metto una vita. Molto male. Sarà un grande pacco. Chiami la Miller. Cosa, per riceverlo o per darlo? Sono gusti. Dio. Sta pensando alla Miller intensamente. Dei gusti un po' del cazzo, cioè in tutti i sensi. Rimane a tema. Attenzione che i fantasmi prendono a calci nel culo. Ma
Oh mamma mia, oh, e che è sta casella postale oggi? Comunque ho notato che siete andati tutti dallo stesso fornitore di fiaschette, insomma. Sia lei che Blade avete la stessa fiaschetta nera. Capisco. Ma non l'avevo manco vista la sua fiaschetta, come cazzo faccio ad averla copiata? L'ho sempre portata, Blade, l'ho sempre portata. Lei, ma io ho cambiato solo il colore della fiaschetta lei che avevo prima. Prima era bianca, adesso c'ho una divisa grigia e l'ho messa nera. Non può fare una sanzione a un suo pari livello. Se c'è la maggioranza, però dalle tre parti, in realtà sì. Io immagino quando arriveremo ad avere l'età di Price, come saremo. Tenente, cosa? Si ricordi che posso scatenare i suoi fantasmi? Oh, lo caccio il culo, lei. Sì. Comunque, secondo me, da domani avrà un sacco di Ronnie, tenente. Io? Sì. Non so se ci sono domani. Ah. Le rogne, forse le salto, insomma. Capisco. Price è contento di avere le sue prime medaglie? Medaglie? Beh, perché le avrò anch'io? No, non penso. Ah, ok, sembrava strano, cioè. Poi che addestramento deve fare, diciamo, vabbè, non commenterò. Ah, sta sfidando Price. Vedi che ieri ha steso un carboncino a mani nude. Ah, veramente? Porca sì, puttana. Sì. Lei è veramente un uomo fortissimo. Se vuole possiamo anche provare dopo. No, probabilmente finisce al tappeto, non si preoccupi. Io devo smetterla di mettere il comandante come primo nella lista. Ecco, cosa ha scritto comandante? No, me ne sono accorto prima. Peccato. Meglio me comunque che un altro, no? Almeno non ti preoccupi. La prossima volta metterò il mio contatto come primo. Ti mandi le missive da solo. Sì. Almeno non le manda nessuno. Blade. Ho capito. L'altro giorno ho fatto una lettera d'amore bellissima. È arrivata al comandante. Cosa ha scritto in quella lettera, comandante? Cioè, non me lo ricordo nemmeno. La dovrei andare a recuperare. La recuperi. Ah, tenente. Comunque mi hanno informato degli affari più interni, anzi, gli affari segreti del presidente degli Stati Uniti, insomma. Sì. Che lei ha la Miller come primo contatto. Ma in realtà la Miller non ce l'ho proprio, aspetta. Se volevo proprio sapere, dico subito che ho come primo contatto. Secondo me è Mea, anche lì. Probabile, aspetti. Primo contatto, sì, o lei come perfetto, così a posto. Qualsiasi tenente sia, se sbaglia lettera, sì, ma infatti mi scrivete entrambi, insomma. Oh, sì, esatto. Ma perché è il nostro primo pensiero, comandante. Non dite così, ma che cazzo. Scusa. Ok. Cosa cazzo ho visto? Non ha visto niente. Che poi dicono che non so fare il comandante. Ma quelli parlano, comandante. Sì. Hanno tante cose lunghe in bocca, insomma. Sì. No, mi dissocio. Oh, le baguette, non le piace la baguette a lei? Quella francese? E che cazzo, si fa un bello sfilatino con quello, si lamenta pure. Mi fanno cagare i francesi. Qualcuno di voi è francese qui dentro? Assolutamente no. Oppure messicano? No, messicani assolutamente no, qui non ce ne sono. Mi mangio fagioli. E i messigatti? I messicani anche. Meno male che non l'ho capito. Ho anche messi cazzi. I mezzi cazzi? Anche sì, anche quelli. Basta, dai, non continuiamo, per favore. No, di nuovo. Un po' di pazienza, signori, Ben sta cercando di sistemare. Eventualmente Price... Tenente comandante, questo non sta cercando un cazzo. Che fa? Dorme? Sta cacando nel cespuglio. Capisco. Chi è che sta cacando nel cespuglio? Price tutto, Kennedy, se volete potete andare in giro per la città, insomma.
Vabbè, ah sì, effettivamente qua non serviamo letteralmente un cazzo, andiamo a canadese. Sì, 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 praticamente. Ok, avvisateci se avvistate qualcosa o vi serve supporto, va bene? Assolutamente, comandante. Molto bene. Martin. Sì. Faccio controllare, perché non mi sembra di aver visto... mi sa che forse lei non avrà medaglie, perché non la vedo nella lista. Ah, no, che ci speravo. Quante medaglie ha in totale lei? In totale? Sì. Un attimo che vedo. Sì, vedo, vedo. E poi mi dirà, diciamo, quanto tempo ha trascorso nello stato, insomma. Allora, per il tempo sono 423.3. Ok. Totale sono... un attimo. Mi fa che faccio prima. Mi fa prima dire tutti i singoli livelli, insomma. Medaglie. Medaglie, sì. Ah. Medaglie sono, allora, 1, 2, 3, 4, 5 su 6, 7, 8, 9. No, Martin, no, intende no, Martin, i mesi di esperienza, diciamo. Esatto, esatto, i mesi di esperienza, mi deve dire. Taglia legna, minatore, eccetera. Sì. Deve fare il totale. Ma c'è il totale di quelli, insomma. Sì, datemi una mano. 26, 31, 35. Un attimo. 26, 31, 35, 30, 19. 18, 9, 9, 9. Quante? 186. Ok, le dico quante sono le mie, che più o meno ho 23 ore in meno di lei. Faccia... Quante è Martin? 186 Martin. 138 io, quindi non avrà nulla Marti. Vabbè, pazienza. Sì, quindi 186, giusto? Sì. Sì, siamo lì, perché ne avrò 50 di medaglie io oggi, quindi siamo lì, sì. Anch'io 50, giusto? Se non ricordo male, aspetti. Sì. Commander. Sì. La cerca bene. Ok, arrivo. Certo, che cosa è giusta, però. Ok. Mannaggia, che schifo sta zuppa di patate. Se la mangi Blade, stia zitto. Ci sono persone che mangiano il fango da per terra perché non hanno i soldi per comprarsi niente. Sono cazzi di quelli di Valentine, non mica ha chiesto io di andare a viverla. Fangosburg. Ma comunque non mi riferivo a loro, mi riferivo in generale. Ah, ok.
Oh, devo fare il rifornimento di bibite. Tenente, vada. Vada, tenente. Sì, sì. Ok, allora, per chi non ha legge, li avrà sul legge. Per chi ha maxato legge, come me, avrà le medaglie sul falegname, a quanto pare. Che non serve a nulla. Perché sul falegname e non sulla caccia? Perché dici che facciamo troppo soldi, troppi soldi, altrimenti. Ah. Sì. Non se ne fanno di più con il falegname? No, no. No, il falegname è quello sotto, non il taglialegna, capito? Ah, il falegname, ok. Sì, sì, che non serve a nulla. Non so nemmeno che cazzo sia il falegname, però. Sì. No, ho provato anch'io a chiedere GG sulla caccia, ma ordini dall'alto sul falegname, sì. Guardate come dovrei di fare quel lavoro. Sì, sì. Vabbè, piano piano, GG, guardi che la porta sulla caccia. Cioè, quindi danno queste medaglie che alla fin fine non servono a nulla. Servono solo per, diciamo, allenarti. Le abilità. Esatto, allenarti. Ah, ho capito, capito. Esatto. Cioè, non hanno l'obiettivo di certo. Porti nella condizione di poter diventare ricco, insomma. A noi alla fine servono gli addestramenti, quindi. Poi vabbè, ognuno ha i suoi interessi, a me interessa la caccia, mi interessava semplicemente scuoiare, cioè non andare a vendere, però vabbè. Vaglielo a spiegare, insomma. Il prossimo stronzi. Vado io? Dove, signore? No, ho dato già il tenente. Ah, perfetto. Andrò a caccia con McGillis, lui sì che... Sì, sì. Proprio fa le immersioni profonde. Comandante, non urli. Sì. Dato su falegname, giusto? Falegname. Esatto, esatto. Cioè, far ridere sta cosa. Dovrebbe in realtà togliere con le medaglie della legge, capito? Sì, sì. Vabbè. Ok, dopo aver fatto questo, ci mettiamo in marcia. Ah no, devo parlare per i cavalli a Ben. Clipping all the amps.
Non ce l'ha 675. Provi a parlare con Dominic e vedo, insomma. Vedrà intanto se li ricopre il cavallo. Il prossimo stronzo è Bray Wyatt. Diventato anche tu. Comandante, vuole che contatti la persona di prima? Vuole che contatti la persona di prima? Sì. Gli dico tutto tranquillo. Vai, vai. Prossimo. JJ o Ellison. Mandi Ellison. Vada Ellison, vada. Forza, avanti Ellison. Ma dove cazzo va? Sulla andare. Destra, cogliona. Sulla destra, sulla destra. Questa dorme. Giù, lì giù. Vieni. Sì, no, ma con tutta la calma del mondo, è tranquilla. Martin. Sì. La sua cugina che cazzo mangia la sera? Non ne ho idea. Siamo sicuri che non mangia quelle frittelle con la canapa? Viene il sospetto. Comunque, comunque mi mancano 27 medaglie per poter diciamo essere addestrato al massimo. Dove? Anche col peso? No, col peso no, dico al massimo. Ah. E si faccia un paio di giri in falegnameria, un paio di giri in miniera e le fai un paio di coltivazioni. A me ne mancano 70. Le fa davvero facilmente se non ha nulla, insomma. Vabbè, ma io te l'ho detto, voglio concentrarmi sulla caccia, cioè mi faccio una, come si dice nella nostra lingua, una full immersion nella natura. Ma va lento comunque, dovrebbe se, puntare se non, a quelle che ha a zero. Se non dormisse fino alle 3 di pomeriggio... Lo so, se vado a letto alle 5 è normale. Vado a letto prima, invece di fare 70 ore di lavoro giornaliere. Beh, comandante, dalla mia esperienza le posso dire che tutte quelle che può, tutti i tipi di lavori che può fare e portarli subito fino al 10 sono molto veloci e li prende facilmente. C'è già i corra, poi, lei, dopo il si prossimo. Sarà sulla caccia. Corra, 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 corra. Muovi col culo grasso. Eccomi qua. Allora, quanto ha su laser? Zero. Zero su laser? Controlli. Ah no, uno me l'ero fatto dare da Jack Black, così per averlo. Sì. Ok, aspetti. Se uno, quindi deve... Vabbè, è uguale, forse. Controllo. Proviamo. Aspetta, aspetta. Provi. Uh, 45 adesso 45, perfetto. Ok, grazie bene. 5 punti bonus. Un attimo,
mi alleno un attimino al volo. Ok. Ritorno lì in riga. Sì, il prossimo. Penso che abbiamo finito. Non so. Il coltivatore? Sì, esatto. Ah, ok, ok. Diciamo c'è ancora qualcuno? Da esperienza no, che in 10 mesi li fa molto velocemente. Abbiamo finito bene. Tutto qui. Yes. Mi mancano 4, me mancano. Chi sono? Forse non stanno in servizio. Teo, Ozzy, Denise e Fox. No, non sono in servizio. Nessuno? No, ne sono i 4, credo. Ok, allora posso. Vado di nuovo in riga allora. Sì, sì. Cosa ti dà, che possibilità ti dà? Ti sbloccherà tutto quello che puoi fare. Al fuoco, giusto? Sì, 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 fuoco da qua. Ah, ok. Vuoi dire che abbiamo quindi finito? Anche quello, diciamo... aspettate. Da quando la banca apre a quest'ora della notte per i valori? In che senso? JJ non ha visto i bambini, non ha sentito urlare? No, sì. Ah, no, ma sono questi, sono i Kaufman. Mi sa che hanno aperto il banco dei pegni dentro la banca allora. Ma sì, devono essere una, diciamo, sono una famiglia molto ricca questi Kaufman. Sono ebrei, le basta sapere questo. Ah, quindi ci sono dei ricchi allora? Sì, ma gli ebrei non sono di Valentine, sono di San Denis, quello è il punto. Ah, capisco. So, prima stavano qui al banco dei pegni, forse si sono trasferiti, non lo so. No, hanno aperto una filiale a Valentine. Ah, ecco. Hanno detto loro una filiale. Ah, boh, per loro allora. Ci lavorano sempre due persone, però. Blade. Sì. Vai da Ben. Perché? Vai, per il cavallo, vai. Ah, ok. No, li procura la stalla, insomma. Vada anche lei, tenente, vada anche lei, Martin, andate. Sì. Vada a chiedere, vada un attimo. Magari li può anticipare Ben, e poi appena ce li ha, li dà Ben. Vada. Dalle la stalla così loro le acquistano. Ok. Ma sì, stamattina il superiore dei superiori aveva detto che lo poteva fare anche lei. Sì, però poi mi rompe il cazzo, quindi è meglio evitare. Ok. Beh, abbiamo lavoro da fare, andiamo. Ah, a proposito, Ben, una curiosità. Sì. Stamattina abbiamo parlato con delle enti governative che ci dicevano di toglierci dalla scrivania. Ho già risposto al comandante prima. E anche io. Non te ne devi fottere un cazzo. Ah, Ben, qual è il problema? È che abbiamo notato che, avendo loro cavalli diversi, non riescono a starci dietro. Ma chi? Blade, andate più piano. Che cazzo vuole? Sì, così arriviamo alle segnalazioni dopodomani. Beh, partite, loro arriveranno come a cavalleria. Sì. Di rinforzo. Vabbè, ci arrangeremo al momento, comandante, dai. Io vado con Martin. In movimento? Sì.
A quanto pare no. Passiamo, va bene, no? Allora andiamo, partiamo. Andiamo a fare ronda, insomma. La richiamate Price. Sveglia, sveglia. Sto cercando di capire se andiamo a dormire oppure no. No, io non dormire. No, sono troppo stanco. Mi reggo in piedi. Andiamo a dormire, no, sti cazzi. No, no, non è mai stato così, non so perché faccia così. Comunque signori, stavamo letteralmente ritornando. Ottimo. C'è già Ellison. Belli addormentati. Dobbiamo dormire noi. Come volete. Dito. Come volete. Dietro al comandante, se fosse. Grazie, sal comandante, scusa. Non è qua fuori, vieni prima di ciò. Qualcuno ha 10 dollari? Che qualcuno vuole imprestarmi delle medaglie? Sì, signore. Comandante, noi andiamo a dormire. A chi servono? Come andate a dormire? Io sì. Ma tutto a posto, Giorgio? Anche Kennedy. Dico tutto a posto? Più che altro a dormire, ecco. In realtà, signore. Sì. Pare che vi gira il cazzo per quello. No, no. Vabbè, il cazzo mi gira sempre. Ma dopo l'ultima comunicazione, ancora di più. Che comunicazione? Quale comunicazione? Niente. Che è successo? Niente, poi ne parliamo in privata sede al massimo. Tranquillo. Io sonno, quindi voglio... Lei c'ha sonno. Questa sta slippando, è in sleeping. Esatto. Esatto. Slippa io dopo questa. Giusto riprendere. Porca miseria. Come? American giusto riprendere. Sì, sì, però. Ormai siamo alle porte di settembre. America Centro. Appunto, per questo. Ci tradisce così. Ma che io? Sì. Ma sono troppo stanco, non ce la faccio. Beh, stai in sleeping. Sì. Lavora troppo. Signore, io andrei a dormire. Che bastardi, ora che dobbiamo fare un'operazione. Ma è risaputo che Alison dorme quando facciamo le operazioni. Buonanotte a tutti. Buonanotte, Kennedy. Buonanotte, Kennedy. Comunque nulla da segnalare, a parte che abbiamo incontrato... possiamo definirli così, Rocco e la signorina Dakota? Sì, può. Comandante, avviso che siamo in partenza ora, ok? Sì. Io siamo in sette. Dormire. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, signori. Notte. Buonanotte, buonanotte. Ce la faremo più che altro? È una domanda che non avrà mai risposta. Bella, buonanotte, Ben. Bene, perfetto. Buonanotte. Personale per la buonanotte. Andiamo, signori. Pochi ma buoni. Buon, raga. Io stacco, ce la faccio più. Ci becchiamo domani, dai. Notte a tutti, belli.